assieme o separatamente? Ci sono situazioni in cui gli ingredienti si cucinano tutti assieme, ci sono situazioni in cui invece procedo con cotture separate e poi assemblo. E guardate, il risultato non è lo stesso, anche con gli stessi ingredienti. Per esempio, una ratatouille. Io ho delle verdure, le cucino separatamente. Alcune sono tostate, alcune sono nel forno, alcune sono in casseruolo, magari sono fatte tutte allo stesso modo, ma separatamente. Alla fine gli do una spadellata finale, 5 minuti, o una botta in casseruolo. Io cosa avrò? Avrò un qualcosa che lega un po', ma ogni verdura mantiene il suo sapore originale, senza essere troppo mischiato all'altro. Oppure faccio quella che in Sicilia si chiamerebbe caponata. Metto tutto assieme e cucino in casseruola, magari cambiando i tempi, cioè metto prima ciò che cucina più a lungo e poi piano piano aggiungo tutto il resto. Ma vengono cucinate nella stessa casseruola. Cosa succede? Che c'è una maggiore uniformità di sapore. Ovviamente le singole verdure tendono a perdere un pochino la propria identità. È giusto o sbagliato? Non esiste il giusto e sbagliato. Esiste cosa c'è nella vostra testa. Volevate più il primo risultato o volete il secondo? In funzione di questo, per esempio, persino un soffritto. A volte io soffriggo le due o tre verdurine tutte assieme con un olio, a volte anche un pochino d'acqua, perché mi serve che sia l'olio e l'acqua a raccogliere il sapore delle verdure. Le verdure perdono un po' la loro identità, ma il fondo di cottura è molto saporito. Ci sono delle situazioni dove invece io voglio un soffritto in cui nelle verdure ci sia la propria identità, quindi poco olio e li soffriggo a volte separatamente, quando voglio la massima separazione possibile. Dici, ma davvero fai una cosa simile? Sì, in certe situazioni sì. Perché? Dipende da cosa ci avete in testa. A volte faccio patate e cipolla, ma io non voglio che la patata sappia di cipolla. E quindi soffriggo la cipolla, la tiro via e poi cucino le patate e poi rimetto assieme il soffritto di cipolla. E ci sono delle situazioni in cui voglio che la cipolla sappia, cioè scusate, la patata sappia di cipolla. Allora faccio assieme e tengo un filino di liquido in più. Questo vale in moltissimi altri piatti. Per esempio vale nei brodi. Io a volte voglio un brodo di verdure con alcune verdure che abbiano la loro caratterizzazione. Quindi io faccio il brodo con una serie di verdure, alcune verdure le cucino separatamente, tipicamente a vapore, e all'ultimo momento le metto nel brodo. Ovviamente poi le servo queste verdure, perché se non le servissi non mi servirebbe fare una cosa di questo genere. Adesso sono solo degli esempi. Sono degli esempi per trasferire un concetto fondamentale. Non date per scontato che sia giusto sempre cucinare tutto assieme, non date per scontato che sia giusto sempre cucinare tutto separatamente. Dipende dal risultato che vogliamo ottenere. Per esempio, me ne viene in mente uno che vi cito anche se pensavo quasi di chiudere il video. Facevamo una spadellata a Zante, feci la stagione per avviare un ristorante, la cosiddetta calamarata. E io, quando la preparavo, cucinavo separatamente tutti gli ingredienti. Solo gli ultimi 5 minuti gli ingredienti venivano messi assieme e cucinati assieme. Quindi avevamo i calamari, i pomodorini, avevamo... cos'altro c'era? Ah, pezzettini di pesce, i gamberetti. Era praticamente un insieme di prodotti del mare, qualche verdura, e io tutto lo cucinavo separatamente. Poi alla fine, 5 minuti assieme per completare. E mi ricordo che i clienti dicevano, che buona sta calamarata, i calamari sanno di calamari. I pomodorini sono di pomodorini.
I gamberi sono di gamberi, non sembra un minestrone. È certo che non sembra un minestrone. E naturalmente qualcuno mi aveva detto, ma io mi aspettavo un sapore più. Come mai è tutto separato? Perché ho voluto così. E non sto dicendo che sia giusto fare così. Sto dicendo che io volevo fare così. E se tu vuoi fare così, il risultato lo ottieni cucinando separatamente. Tu vuoi una sorta di minestrone in cui i sapori siano tutti assemblati, cucina tutto assieme. L'importante è che tu comprenda la differenza. Ciao.